pudding chiamata Charlotte per tutto il video, dimenticato completamente il motivo della moltiplicazione di Rufy dovuto al potere di una delle figlie di Big Mom, Brûlée, e dimenticato anche il fatto che sì, a Reggio è stata cancellata la memoria, ma Sanji gli ha rivelato tutto. Direi che come primo video sono proprio partito con il botto. Questo e molto altro, signori, su One Piece Journey, che potete trovare qui, sul canale dell'Impero di Lord Otaku. E oggi, peraltro, sono anche mezzo raffreddato, quindi rimanete fino all'ultimo perché chissà quali perle le medicine che sto prendendo mi faranno fare o dire. Il capitolo si apre con un mega disegno con tutti i personaggi di One Piece. Ma non tutti i personaggi principali di One Piece. Proprio tutti i personaggi di One Piece. Veramente, complimenti a Oda per la voglia. Spero per la sua salute mentale che non siano stati disegnati uno per uno, ma che siano semplicemente dei ritagli presi dagli altri, dai precedenti capitoli. Il capitolo inizia con la spiegazione del perché ci sono dei cloni di Rufy. Come ho detto all'inizio del video, infatti, grazie al potere di Brûlée, cosa che mi ero completamente dimenticato. Quindi hanno preso un gruppo di animali e gli hanno dato le sembianze di Rufy. Peraltro, lo specchio, sì, capiamo il motivo anche per cui Rufy è uscito dalla torta, perché per volere dello stesso lo specchio è stato messo all'interno di essa. Big Mom inizia a sbroccare e ruba l'anima dei pasticceri, perché lei voleva una nuova torta immediatamente e loro, giustamente, non potevano crearla al momento e così velocemente. E qui in me è nata una speranza. La speranza di capire, che ci venga spiegato, il perché del comportamento di Big Mom, perché sia così attaccata al concetto di famiglia e perché sia così viziata, cioè che se tutto non va come vuole lei, allora scoppia un merdone che non ha idea. Di solito lo fa Oda. E spero che accada anche in questo caso, perché non mi accontento, ci rimarrei molto male se la spiegazione del comportamento di Big Mom è perché deve essere così, perché è la cattiva della saga, è il nemico della saga, quindi deve comportarsi così senza nessun motivo apparente, semplicemente solo perché deve fare la cattiva. Spero di no, l'abbiamo visto già in passato con altri cattivi, tipo Doflamingo, recentemente, quindi speriamo ci sia una motivazione ben valida sul comportamento, di Big Mom. E poi una cosa che ammetto non mi è piaciuta più di tanto. Infatti, nel casino generale, Big Mom e gli altri si chiedono dove sia il vero Rufy o quale sia il vero Rufy. E Rufy fa capire dove si trova, praticamente dicendo sono qui, sono io quello vero. E questa non mi è piaciuta più di tanto come cosa, perché sì, abbiamo tutti capito che Rufy è un idiota, che cerca sempre la sfida e non si tira mai indietro, quindi Big Mom l'ha un po' sfidato, l'ha un po' sfidato e quindi lui non si è voluto tirare indietro. Però quante volte abbiamo visto scene del genere, soprattutto in quest'arco narrativo, dove Rufy spesso sfancula tutto. E sì, il suo obiettivo rimane comunque la foto, come poi ci fa capire, quindi lui non va verso Big Mom, ma cerca di andare verso la foto. Però perché devi fare una cosa del genere quando ti puoi facilitare le cose standotene zitto? Una volta che si è rivelato, viene attaccato dal figlio di Big Mom, Katakuri, che ha l'immenso potere, il tremendo potere, l'inimmaginabile potere, il grandissimo potere del Mochi. Il Mochi, per chi non lo sapesse, è una pasta dolce giapponese molto gommosa, che a quanto pare gli è stato conferito questo potere da un frutto del diavolo del tipo Roja.
qua mi è sembrata un'esagerazione, perché ok che la maggior parte dei figli di Big Mom hanno dei poteri legati ai dolci, ma definirlo un rojo mi è sembrato un po' troppo. Stiamo parlando di mochi, cioè di un dolce, non lo so, mi è sembrato un po' troppo. E infine, vedendo che la situazione stava degenerando e che Rufy era in difficoltà, interviene Jinbe, che letteralmente salva Capra e cavoli, confessa di essere stato lui ad aver parlato della foto a Rufy, salvando quindi Capone che può continuare ad agire liberamente, salva Rufy e salva anche se stesso. Perché? Perché dichiara la sua volontà di voler entrare nei Mugiwara, gli viene quindi riproposta la scelta. Lui dichiara di comunque di non voler coinvolgere altre persone, quindi la scelta deve riguardare e la punizione deve riguardare solo lui stesso. Big Mom gli fa la domanda: stay or life? Quindi o rimani o paghi con la tua vita o con una parte della tua vita. Lui ovviamente sceglie life, ma l'anima non esce dal suo corpo perché lui non ha paura di Big Mom. Quindi il potere dell'imperatrice è basato sulla paura, cosa che ammetto non sapevo o a sto punto non ricordavo. Sentitevi liberi di correggermi nei commenti se è stato detto in precedenza. E poi una scena abbastanza bella dove Jinbei, dato che non poteva dare in offerta la sua anima, porge una coppa di sake, che come sappiamo è il simbolo di fratellanza in One Piece, e quindi offrendola a Big Mom, più che offrendola, secondo me era più un rifiuto, quindi più rifiutandola, comunque lascia ufficialmente la ciurma di Big Mom. La cicciona si incazza. E fine, alla fine vediamo Brook che, vestito da Rufy, mascherato da Rufy, rompe la foto. Con questa scena ammetto che ho completamente cambiato idea, ho completamente rivalutato il personaggio di Brook, perché non solo è riuscito a recuperare gli scritti del Poignet Griff, ma è anche riuscito a rompere la foto, mettendo in atto e portando avanti il piano di Capone. Quindi veramente si è rivelato un personaggio chiave di questa saga. Se prima lo vedevo come un po' un personaggio inutile, un po' deboluccio, un po' più quasi spalla comica, che è proprio è vero personaggio alla Zoro, alla Sanji, che quindi che spacca i culi, da adesso veramente ho cambiato idea e lo vedo come un personaggio veramente cazzuto e a sto punto anche parecchio potente, perché se non ricordo male, anche se per poco, ha combattuto alla pari con Big Mom. Poi vabbè, è stato sconfitto, eccetera, eccetera, però comunque sti cazzi. Quindi, questa saga, più che definirla la saga di Sanji, la definirei la saga di Brook, veramente un personaggio che grazie ad essa ha trovato veramente nuova vita. Quindi questo era il capitolo 863. Come ho detto, l'unica cosa che mi ha fatto storcere il naso è stato il comportamento di Rufy, che abbiamo già visto e rivisto. Poi veramente tanto tanto Brook, un Brook immenso, che anche se è apparso per una vignetta, per veramente nella pagina, veramente in un angolino è avvenuta questa scena, secondo me ha coperto pure la scena principale del capitolo, cioè Jinbei che lascia la ciurma di Big Mom per unirsi ai Mugiwara. Detto questo, noi ci vediamo al prossimo video, al prossimo commento
sui capitoli di One Piece e alla prossima tappa del nostro viaggio verso Raftel.